figo, eh? Che succede? Wow! Guarda, metterò una moneta nel controller. Allora posso prendere un peluche. Fatto! Beh, ho dei giocattoli carini anch'io. Dei coniglietti. Oh, che carini! Beh, questa cosa non serve più. Li voglio! Ce n'è abbastanza per tutti, prendete. Sono contenta vi piacciono. Dovrei essere io quella popolare, non è giusto. Ti credi di essere furba, eh? Cos'è? Ah! Oh, è un brufolo. Devo spremerlo. Credo che farà schifo. No, non farlo! Oh? Perché non dovrei? Torno subito. Rovina sempre tutto il divertimento. Questo è per te. Spremi lui, invece. Gira la ruota e vedi dove si ferma. Quindi spremi un brufolo in quella specifica zona, vedi? Mi piace però. Grande. Che schifo. Provaci tu. Com'è eccitante. Questo è terribile. Ma perché è anche così divertente? Che schifo. Lo so, crea dipendenza. Lo adoro. Guarda questo. Tocca a me. Ne è rimasto uno solo. Ed è tutto mio. Fa venire i brividi. Immagino che abbiamo finito. Ma c'è ancora un brufolo? Stai scherzando? Che c'è? Qual è il tuo problema? Va bene, lascio stare. Lo so! Posso scoppiare questo pluriball. Per prima cosa lo appiattirò. Quindi userò una siringa per riempire le bolle di vernice. Poi metterò sopra un po' di colla gialla. Ma non ho ancora finito. Taglierò questo palloncino a metà e lo riempirò di slime. Pizzicherò l'estremità per chiuderlo. E ora è pronto per essere scoppiato. Che ne pensi? Ah, non male! Ecco qui! Mi divertirò adesso. Guarda, è così soddisfacente! Posso provare? Certo, vai! Io ho questo. Guarda come fuori esce! Oh, non mi sento molto bene! Oh. Madison, stai bene? Oh beh, allora spremerò il mio brufolo. Guarda questa! Ah no! E questa? Cosa aveva che non andava? Ora va meglio, sì! Compriamola! Sì! Wow, che velocità! È bellissima! È così carina! Oh, sta per avere un bambino! È così dolce! Oh, sembra un lavoro per l'infermiera Madison. E ora per il tuo controllo. Interessante. Penso che stai per andare in travaglio. Oh sì, stai per diventare mamma. Posso toccare il pancione? No, è un momento serio. Sono una professionista, tranquilla. Vieni fuori, piccoletto. Oh, è un bellissimo maschietto. Congratulazioni ai tuoi occhi. Voglio giocare con la bambola. Devo fare una chiamata. Ciao mamma, hai qualcuno dei miei vecchi giocattoli? Pensavi che li avrei buttati via? Ci sono così tanti ricordi in questa scatola, mi sto già emozionando! Ehi Lizzy, sta arrivando! Wow! Grazie mamma! Oh, guarda qui! Questa era la mia bambola preferita quando ero piccola. Ed è ora che tu sia una mamma! Per prima cosa ti applicherò questo piccolo Huggy Wuggy. Deve assomigliare a suo padre. Dopo avvolgerò Huggy Wuggy con il cellophane, poi lo coprirò con l'argilla. Ora ho bisogno della mia pistola a caldo. Metterò la colla sull'argilla e poi ci aggiungo del glitter. Mi piace che ci sia tanta brillantezza. Quando la colla si sarà asciugata, rimuovo il cellophane e ora la mia bambola ha il pancione. Come brilla! È fantastica! Sono gelosa! È ora di partorire? Sono pronta, devi solo rilassarti. Faremo prestissimo. Che bel bambino! Cuticù! Devi essere così orgogliosa! Guarda, Madison! Wow, dovremmo farle conoscere! Che noia! Guarda cos'ho io! Ti piacerà! Wow, che cos'è? Lo scoprirai presto, ho bisogno di questi! Poi, mi servono anche dei palloncini! E questo è tutto quello che mi serve, sì! Ora attacco il granchio. Poi ci infilo sopra un palloncino. Spingo la maniglia e gonfio il palloncino. Ma non è tutto! Guarda, se premo questo pulsante il granchio si muove. È fantastico!
Oh, sono così gelosa! Proviamo questo qui. Lo collegherò alla pompa e poi gonfierò il palloncino. Chissà quanto diventerà grande. Ancora un po' e l'astronauta fluttua nello spazio! Woo! Guarda quanto in alto sta andando! Ne ho un altro. Prenderò un altro palloncino. Sembra divertente. Voglio anch'io un palloncino. Ah, il crimine perfetto. Ora lo devo soltanto gonfiare. È più difficile di quanto pensassi. Penso di svenire. Che stai facendo? Voglio proprio vedere cosa fa. Non sono molto brava sotto pressione. Un piccolo aiuto? Ok, prendilo. Accidenti, questo è il mio giorno fortunato, grazie amica. Non vedo l'ora. Oh, ma non funziona. Che cosa sto facendo di sbagliato? Ops. Sul serio, ma stai cercando di romperlo? Non lo voglio più. Cosa hai fatto? Oh, mi dispiace. Per favore, non piangere, aspetta. Dammi solo un secondo. Non posso credere di averlo fatto. Devo fare qualcosa. Forse qui dentro c'è qualcosa. Non posso credere che lo stia facendo. No, questo non va bene. Che altro c'è? Una bottiglia di plastica. Forse posso farci qualcosa. Comincerò facendo un buco nella bottiglia. Questo strumento mi aiuterà. Poi devo fare un buco nel tappo. Ora mi serve un palloncino. Lo metterò sopra il foro nel tappo e poi lo fisserò in posizione. Metterò un altro palloncino sopra il tappo. Se schiaccio la bottiglia si gonfierà. Ciao Madison, guarda che cosa ho io. È una pompa per palloncini. Oh, non ho più bisogno di questo. Che sollievo. Grazie Lizzie. Dov'è il mio puppet? Wow, che servizio! Solo questo? Mi aspettavo qualcosa di più. Attenta a dove lo tiri. Ehi, torna qui! Oh, kissy missy! Ah, che noia! Wow, grazie! Mi sto cominciando ad innervosire. Quello è un unicorno! Ecco che cosa volevo! Oh, ma guardalo! Non ci credo! Scusa, kissy missy, ma con te ho chiuso, mi dispiace. Ho un'idea, mi serve solo una penna. E anche della carta. È ora di diventare artistica. Disegnerò kissy missy. Mi piace, ora devo ritagliarla. Ho anche una versione più semplice di kissy missy. Ho riempito un palloncino di slime. È così morbido e soffice. Attaccherò il palloncino alla figura più semplice. Ho fatto un buco nella bocca di kissy missy. Metterò il palloncino nella bocca e quando premerò kissy missy si gonfierà. Ciao Madison, guarda, è così divertente. Stupendo. Che ne pensi di fare una gara? Ok, 1, 2, 3, via. Forza, devo continuare. Non posso lasciare che Lizzie vinca. Tempo scaduto. Wow, è un pareggio. Wow, ma guarda. A me piace tutto ciò che è raffinato. Preferisco tenermi fresca con i soldi. Ora va meglio. Mi è venuta un'idea. Devo mettermi al lavoro. Taglierò questo pezzo di carta in 4. Adesso userò i quadrati come template. Ora piegherò i quadrati, finirli simili a un ventaglio. Lo farò con tutti i quadrati. Adesso posso diventare artistica, li colorerò. E devo disegnare gli occhi. È ora di mettere tutto insieme. Userò la colla per fissarli insieme. Adesso chiuderò il ventaglio e creerò un manico. Questo spago mi tornerà utile. Lo attaccherò al ventaglio. Ora devo disegnare gli accessori. Poi li colorerò. Questo lo attaccherò qui. Wow, ora mi posso rinfrescare anch'io. Salve a tutti i fan dei Fidget Toy. Benvenuti alla competizione. Conosciamo i concorrenti. Ehi, sono così felice di essere qui. Ecco il suo vassoio pieno di cose utili, Lexi. E uno anche per te, Mia. Wow, quanta roba! Credo che possa andare bene. Ehi tu, con la brutta camicia, vieni qui! Sì? Devi aiutare Lexi. Nessun problema.
Buona fortuna, Lexi! Wow, ci sono così tante cose da usare! Ma quello era mio! Quindi, ora è mio! Puoi avere questo palloncino, divertiti! Solo! Vabbè... Wow, ma guarda! È la mia occasione! Missione compiuta! Ma mi serve qualcos'altro! Queste sono perfette! Com'è gommoso! Mi piace! È proprio quello che volevo! Ok, iniziamo! Toglierò lo slime dal contenitore! Mi piace la consistenza! Ora mi serve il palloncino! Verserò lo slime nel palloncino! Poi farò un nodo! Adesso non si aprirà! Ora l'avvolgerò con questa calza a rete! Questo elastico la terrà in posizione! Fammelo provare! Com'è divertente! Sembra un fidget toy! Che bella sensazione! Il tempo è scaduto! Vediamo chi ha vinto! Psst, qua giù! Torno subito! Ha vinto Lexi, capito? Adoro questo lavoro! Dov'ero? Oh sì! E la vincitrice è? Adesso dirà il mio nome! Aspetta, perché sento freddo? Oh no! Che figura! Dove sta andando? Ma che strano! Fa niente, allora Mia vince! Io? Wow, che bello! Non ho mai vinto prima d'ora! Vorrei ringraziare mio padre e mia madre e ovviamente anche Lexi e i suoi vestiti! Che bello! Potrei farlo per tutto il giorno! Ma dai! Pop-it non è più di tendenza! Che intendi? Basta! Chiuso! Un po' d'aiuto! Fantastico! No, non farlo! Devo! Credimi, fa più male a me che al Pop-it! Ma non posso essere vista in giro con questo! Ho una reputazione da mantenere! Tu, mostro! Guarda cosa hai fatto! Non ti scorderò mai! Ma falla finita, sei ridicola! Oh, ho un'idea! Posso creare un giocattolo per Lexi! Inizierò creando una forma su questo pezzo di schiuma! Poi la ritaglierò! Devo ritagliare due forme uguali! Poi disegnerò dei cerchi e li ritaglierò! Per ora li metterò da parte! Prenderò un altro pezzo di schiuma e ritaglierò dei quadratini! Userò un ferro da stiro per ammorbidire la schiuma! Ora è morbida e posso modellarla attorno alla biglia! Lo farò su diverse biglie! Ora metterò le biglie dentro alla schiuma! Applicherò della colla sulla parte posteriore e ci aggiungerò un secondo pezzo! Userò questo scovolino tutto attorno al bordo! Sta venendo bene! Ora mi servono due grandi cerchi gialli! Traccerò una linea sul cerchio e poi lo ritaglierò! Ho creato una luna con la schiuma nera e l'appiccicherò su quella gialla! È ora di mettere il tutto insieme! Devo solo aggiungere dei dettagli! Assomiglia ad un emoji! E guarda cosa ho creato! Wow, lo voglio! È fighissimo! Mi piace! Aspetta, devo postare una cosa! Ecco! Ora è di nuovo di tendenza! Meraviglioso! Quanti giocattoli tra cui scegliere! Ma sono tutti così noiosi! Oh, io lo so! Oh, questo è carino! No, non mi piace più! Il prossimo! No! Li odio tutti! Ci deve essere un modo per divertirsi! Wow, è spettacolare! Eh? Chi è che urla? Ehi, quassù! Ehi! Io? Oh, ti piace questo? Sì, lo voglio! Scendi allora! Wow, è fighissimo! Posso averlo? Vieni con me! Sono così felice di stare qui con te! Devo fare piano! Prese! È una ladra! Devo scappare! Rilassati, sono solo delle cannucce, siediti! Bel posto! Mi serve ancora qualcosina! Devono essere qui da qualche parte!
Ups, ho fatto un po' di casino. Direi. Quindi che vuoi fare? Shh, mi sto concentrando. Ma non hai tipo un maggiordomo o qualcosa del genere? Ok, credo di aver trovato tutto. Figo! Graffette? Ma che dico? Sì, che diavolo vuoi fare? Mi serve un'altra bottiglia. Ah, qui siamo più comode. La sua bottiglia ricca d'acqua, signorina. Ho gusti costosi. Fai pure. Ok. Inizierò tagliando le cannucce in sezioni. Adesso attaccherò la graffetta alla cannuccia e creerò una catena di graffette. Manca qualcosa. Mi servono gli occhi. Ora prenderò queste bottiglie d'acqua e ci metterò dentro le cannucce. Oh, guardale! Eccoti! Che carine! Stanno nuotando! Ho sempre voluto avere un pet. Grazie, Mia! Sono così morbidi e gommosi. Ma quella è Mia! Eh? Oh, ciao, Lexi! Ho alcuni sassi. Ma perché lei ha ad avere sempre le cose più fighe? Ciao, ti va di giocare? Certo! Vieni pure e siediti. Grazie! Ti piacciono i miei sassi? Sì! Vuoi fare a cambio? Aspetta, questi bastano? Non voglio dei soldi! Ok, cos'altro ho? Ho questa bella collana! No! Sei una tipa tosta! Che ne dici di un po' di smalto per unghie? Sì! Wow, non posso credere di avere dei sassi! Sono fighissimi! Mi piacciono! Ho un'idea! Posso creare delle palle antistress. Inizierò modellando la plastilina. Che bella sensazione! Ora farò una pallina. Voglio che sia perfetta. Mi piace! Ora la devo dipingere. Applicherò lo smalto alla plastilina. Su questa palla userò il blu. Devo ricoprirla tutta. Non voglio perdermi nemmeno un punto. Ora ho delle palle antistress. La 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 la! Dammi un bacio, bel sassolino! Che fa? Dagli a me! Gioca con questo! Mi piacciono i diamanti! Ok! Ok, fammela schiacciare! Sì, mi piace! Ho proprio avuto una bella idea! Questo anello è così noioso! Mia, posso giocare? Wow, grazie! È così morbida, l'adoro! Immaginavo! Ora sono così rilassata! Wow, sei così intelligente! Ma che bel disegno! Adoro lo scintillio, come luccica! Accidenti ancora! Woo! Che casino! Mi piace troppo! Ma che... Wow, quanto luccichio! Mi è venuta un'idea! Salve, c'è qualcuno lì dentro? Penso sia vuoto. Oh, ma dai! Mi serve quel rotolo di carta igienica! Malodore! Fatto! Che schifo, ma che mangia Kevin? Non farti notare, sei solo una pianta. Non c'è niente da vedere qui. Sì, penso di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Oh, che stai facendo? Vedrai. Avvolgi la carta attorno al tubo vuoto della carta igienica. Poi disegna sulla carta in questo modo. Dopo posiziona un palloncino all'interno del tubo, tira fuori l'estremità e assicurati che sia ben saldo. Con la penna disegna una faccia sul palloncino usando tutta la tua creatività. Inserisci della carta attorno al bordo per fare le zampe e adesso hai un bel giocattolo da spremere. Guarda! Oh, giochiamo insieme! Oh no, niente carta igienica! Questo sì che farà male, accidenti! Ecco, grazie ai miei poteri magici farò muovere la palla! Oh, come hai fatto! Prendi! Anch'io voglio farlo! Ma non si muove! Credo sia rotta! Ti svelerò un segreto, prova questo! Ci provo! Si sta muovendo! Lo stai facendo tu?
Pinocchio! Abbassati! Oh, ci è mancato poco. Adesso non posso più giocarci, è rotta. Tranquilla, non arrabbiarti, posso aggiustarla. Segna e poi taglia un pezzo di carta come questo. Piegala per formare un cubo. Usa del nastro adesivo per tenerle insieme. Crea un secondo cubo e fissali insieme con del nastro. Metti i cubi uno sull'altro e metti del nastro sull'altro lato, così sono uniti. Ripeti questo processo altre 3 volte usando carta di colori diversi. Disponi i cubetti in un rettangolo e attaccali tutti insieme. Piega il cubo e applica del nastro sull'altro lato. Continua così tutto intorno. Una volta fatto, personalizza i cubi con delle emoji. Avrai combinazioni diverse di emoji ogni volta che capovolgi o pieghi i cubi. Guarda! No, non ne sono sicura. Che cos'è? In realtà è divertente. È fantastico, l'hai fatto tu! Sì! Oh! Oh, che tipo di magia è questa? Guarda che cosa ho io! Vuoi provarlo? Sono i migliori! Mi piace quello blu. Io scelgo te. E dentro vai? E chiuderò il coperchio. Questa è la parte più divertente. Schiacciarli. Ah, quanto mi piace. Deve andare nella sua nuvola. Lo spremo dentro. E adesso devo aspettare. Mi truccherò. Dovrebbe essere abbastanza, sì. Che bello. Oh, è così dolce! È davvero adorabile! Sono troppo carini! Potrei farlo tutto il giorno! Gnam gnam! Puoi farmi una foto? Sorridi! Lascialo, è mio! Ups! Un ananas! Da dove arriva? Penso di avere un'idea! Prendi un pezzo di cartone e crea questa forma. Poi usa una piastra per capelli su un quadratino di schiuma. Metti la schiuma su un righello con cerchi e inserisci una biglia. Crea una rientranza nella schiuma. Così è perfetto! Ripeti l'operazione finché non riempi tutti i buchi nel cartone. Applica della colla commestibile sul cartone. Mettila lungo tutto il bordo. Poi metti la schiuma e premi per fissarla. Capovolgi il cartone e metti l'altro pezzo di schiuma sopra. Facendo piano, spingi le bolle di schiuma attraverso i fori. Utilizza una piccola striscia di schiuma per fare il bordo. E poi metti altre strisce in orizzontale. Taglia la schiuma verde in modo che somigli alle foglie dell'ananas e avrai un poppite tropicale. Funziona! Che fico! Tieni, provaci! Cosa vi credete di fare? Non è il ricercato. Questo sì, però. Abbiamo il nostro criminale. Intendo l'ananas. Pronto? Ah, questo lecca lecca è così gustoso! Oh, ehi tu, che sta succedendo? Oh, che bel cibo dorato! Devo assaggiarlo! Vattene, lecca lecca! Devo fare piano! Non so cosa sia, ma lo voglio! L'assaggio! Devo dire che è disgustoso, che schifo! Oh, guarda che figo! Non è interessante? Sono così appiccicosi! Assaggia! Beh, grazie! Hai qualcosa tra i denti? Comunque sia, schiaccialo bene! Oh, hai ragione! È così morbido! Mi piace! Oh, sono finiti! Ho un'idea! Ascolta! Oh, capisco, perfetto! Yuhu, maggiordomo! Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Intanto prendi una ciotola di cioccolatini bianchi e falli sciogliere. Gonfia un palloncino e versaci sopra il cioccolato. Potresti fare un po' di casino. Assicurati di coprire il palloncino e una volta fatto, lascia che il cioccolato si solidifichi. Prendilo! Wow! Ascolta quel crack! Senti come si sta spaccando! Te l'avevo detto! Ed è così facile da fare! Lo adoro! È stato così divertente! Ottima idea! Il mio lavoro non finisce mai! Non vengo pagato abbastanza! È rilassante, devo dire!
Ma è cioccolato. Che noia, non voglio questo. Lo prendo io. Oh, lo so io. No. Voglio questa, sì. Oh, com'è piccola. Ottima scelta. La caricherò. Wow, si trasforma. È un dinosauro e anche una macchina. Ma è incredibile. È fantastica. No, è mia. No, volevo solo toccarla. Anche se penso di avere un'idea migliore. Ritaglia un cerchio da un foglio di plastica. Fai un buco al centro e poi adagialo su un foglio di carta. Disegna un unicorno e dividi il cerchio in sezioni. Ricopiaci sopra l'unicorno. Rimuovi la carta e dipingila. Rimuovi il centro dello spinner e posizionalo nel buco al centro. Fai un giro e l'unicorno si muoverà. Ti piace il mio unicorno? È come se stesse correndo, vedi? Sì, guarda! Tu hai un unicorno! Com'è ipnotico! Oh. Ops! Adesso posso prendere la macchina! Ah, quale dovrei scegliere? Non so con cosa giocare! Ah, questo mi piace! Mi divertirò un sacco! Spremerò il gel su questa cannuccia! E adesso soffio! Funziona! Sto facendo un palloncino! Adesso tolgo la cannuccia! Sembra un palloncino! E proverò con il blu! Chissà se scoppierà! Oh, ma che bello! Oh, cos'è stato? Vorrei avere dei palloncini, ma ho soltanto queste caramelle! Sono così gelosa! Aspetta, so io come fare dei palloncini! È pesante! Perché hai preso un microonde? Sto facendo dei palloncini. Prima devo riscaldare queste caramelle. Ora devo solo accenderlo. Dovrebbe bastare. Non posso dimenticarmi la cannuccia. Immergerò la cannuccia nelle caramelle fuse. E poi soffierò. È la parte migliore, che posso mangiare i palloncini. Che figata! Buonissimi! Wow! Voglio provarci anch'io! Ah, non ha un buon sapore! Speriamo sia qualcosa di bello! Oh, una scatola sorpresa! Cosa conterrà? Non sto nella pelle! Facciamo a gara per aprirla! Sì, ho vinto! Va bene, aprila tu! Non riesco a vedere cos'è! Sta attenta, ehi! Guarda! Che carino! Ma che cos'è? Adesso ti faccio vedere. Mi servono solo un foglio e una penna. Metto la penna qui dentro e via, si parte! Wow! Bellino, eh? Sì, stupendo! Voglio provare anch'io! Certo, accomodati pure! Qui ci divertiamo alla grande! Partito! Oh, mi gira la testa, non si ferma più! Non è abbastanza? Che stai facendo? Devo continuare, mi servono altri fogli! Così ipnotico! Tieni questo! Chris, magari basta? Ehi, non puoi mica appendermi i foglietti addosso! Oh, scusa, non ero in me! È tutta colpa del giocattolo! Wow, come luccica! Lo apriamo insieme? Sì! Oh, fantastico! Adoro gli unicorni! Lo voglio! No! Chris, guarda laggiù! Ma non vedo niente! Oh? È rimasto soltanto questo! Che dici? Non capisco di che stai parlando! Questo è mio, immagino! Che divertimento! Wow, questo non me l'aspettavo! Allora è divertente! Ah, com'è morbido! Ah? Oh, ma lo voglio anch'io! Forse anche il mio fa così! No, è solo un pupazzetto! Ma forse ho avuto un'idea!
Prendiamo delle palline assorbenti. Aggiungiamo un po' d'acqua. Lasciamola assorbire dalle palline. Poi prendiamo una bottiglietta e con un imbuto ci versiamo dentro le palline. Adesso mettiamo un palloncino sopra la bottiglia. Rovesciamo così le palline entrano nel palloncino. Facciamo uscire l'aria dal palloncino e facciamo un nodo. Adesso abbiamo una pallina di slime. Wow, è stato facilissimo! Che bello, potrei continuare così tutto il giorno! Wow, spremiamole insieme! Prendi questo! L'ultimo mi è piaciuto un sacco! Oh! Aiuto, che succede? Proteggimi, ti prego! Wow! Hai visto che roba? Guarda qua che bel fiocco! Il tuo invece è così così, il mio è più bello! Ah? Un'altra scatola! Ok, la cosa si fa interessante! Ho la sensazione che sarà stupendo! Ah, un'altra scatola, bel gioco! Oh, lo sapevo, guarda cos'ho! Dei tubetti pop! E tu invece? Io non mi diverto! Io sì! Guarda che faccio! Adesso chiudo il tubetto! Quanto si allungherà? Wow, fantastico! E questo invece? Aspetta! Ho avuto un'idea! No, di nuovo! Ehi! Cosa mi sta toccando? Salve, Madison! Ah, te la sei fatta sotto! Sei proprio un bambino! Cosa c'è nella scatola? Seriamente? Cannucce, tutto qui! Beh, buon divertimento! Va bene, ci sarà pure qualcosa che posso farci. Ci sono! Ritagliamo le estremità della cannuccia lasciando solo la parte flessibile. Facciamo lo stesso con le altre. Mini tubetti pop, che carini! Vedete com'è elastico? Che bello! Però davvero una bella idea! Li voglio! Fermo lì! Giochiamo insieme! Ora abbiamo un tubetto gigante e io delle mini mani! Ce le ho anch'io! Tira! Ho vinto! Rifacciamolo! Che bel gioco hai inventato, sei un genio! Stavolta è diverso, premiamo insieme il tasto! Ma no, guarda che scatola! Aprila! No, no, tocca a te adesso! Va bene! Ho trovato qualcosa! Un poppit e vai! Non c'è più niente! Che sfortuna! Non è giusto, però! Oh, devo imparare come si fa! Dammelo! No, no, è mio! Ciao, Chris! Ciao, Madison! E ciao! Lascialo! No, tu lascialo! Wow, certo che sei forte! Sono proprio due bambini! Devo pensarci io! So cosa fare! Qualcuno deve comportarsi da adulto! Ritaglio il poppit giusto a metà! Così, con precisione! Wow, adesso ho il mio poppit! Ecco il mio! Grazie tante! Non vedo l'ora di giocarci! Felice di aver aiutato! Volete da bere? Ah, ho capito cosa hai in mente! Infatti... Versiamo il liquido nel poppit. Attenzione a non versarlo fuori. Sei bravissima! E adesso il liquido rosso. Guardate come va giù. Fatto! Avete le cannucce? Via, si parte! È più difficile di quanto sembri. Devo vincere io, forza! Ce l'ho fatta, ho vinto! Ma no, hai imbrogliato! Non posso crederci, ho perso! Ecco il tuo premio! Questo sì che è un premio delizioso! Il mio lavoro qui è finito! Ecco un piccolo regalino, ve lo siete meritato! Buonissimo, eh! Oh, Chris è tornato, sono pronta! Ehi, qualcosa non va? Fidati, non vuoi saperlo.
Va bene, guarda. Oh, mi spiace. Tranquillo, andrai meglio la prossima volta. So io che cosa ti tirerà su di morale. Ta-da! Addirittura, no, non me lo merito. Non dire così, dai, divertiti. Guarda. Bello, vero? Se lo dici tu. Però, in effetti non è male. Mi diverto un sacco. Hai ragione, mi ha tirato su di morale. Ancora e ancora. Chris, ehi, terra chiama Chris. Beh, così non va. Dammi quel compito. Forse questo funzionerà. Aggiungo una riga qui e un'altra qui. Adesso è il voto più alto. Ehi, guarda un po', hai avuto il massimo. Ancora nulla? Che felicità. Oh? Dove mi trovo? Che è successo? Guarda. Ah, bel tentativo. No, perché l'hai strappato? Se vuoi giocare basta chiedere. Cercavo solo di aiutarti. Però hai ragione. È proprio divertente. Te l'avevo detto. Chissà che c'è dentro. Posso aprire io, per favore? Wow, è un telefono! Non me l'aspettavo. È mio! Mi piace questo gioco. Mi diverto un sacco. Ehi, non è giusto! Sicura che non c'è altro lì dentro? Oh, che delusione. Andrà meglio la prossima volta. Non riesco ad afferrare bene il telefono. Che cos'è? Questo può andarsene. Eh? Quello cos'è? Oh, wow! Oh, carino! Com'è morbido! Forse posso spremerlo. Oh, com'è piacevole! Fa un po' schifo, ma mi piace. No, non può essere! Stavo vincendo! No! Ah, mi fai paura. Ah, stupido gioco! Voglio tipo spaccare qualcosa! Prendi questo! Sono su tutte le furie! Fallo smettere! Oh, Gabby, prova questo! Oh. Cos'è? Lo voglio! È perfetto! Così soffice e carino! Mi piace davvero! Sento già la rabbia che mi abbandona! Oh, potrei continuare così tutto il giorno! L'adoro! Spremi! Continua! Davvero? Ok, se lo dici tu! Ah! Non puntarlo verso di me! Wow, dritto in faccia! Ups, non l'ho fatta apposta! Però almeno funziona, giusto? Ma che schifo! Oh, che cosa abbiamo stavolta? Apriamolo insieme! Dai! Via! Eh? Cos'è, il baccello di un pisello? Oh, guarda qui! Wow! Guardiamo più da vicino! Oh, ho capito! È un fidget! No, oh, è fantastico! I piselli sono tipo Pop-It! Guarda, Ashley! Secondo me non è un giocattolo! Come farò a vincere così? Aspetta un momento. Bonjour, questo è tuo per caso? Dammelo. Wow, non così in fretta, fermati. Oh, guarda cosa hai fatto. Perdonami, divertiti col tuo baccello. Come farò adesso? Forse posso usare queste biglie. A che scopo? Salve, piccolino. Aspetta. Ci sono! Mi servono le biglie e un po' di elastici. Faccio passare l'elastico attraverso il buco. Così. Poi mi metto a decorare la biglia. Ci disegno sopra una faccina sorridente. Ah, sembra così felice! Ho ritagliato del cartoncino a forma di baccello. Adesso incollo l'elastico al cartoncino. Devo coprire tutte le estremità. Deve essere tutto messo bene. Quando la colla si asciuga, ripiego il cartoncino. Spremiamolo un po'.
Niente male! A chi servono fidget costosi? Questo è anche meglio! Guarda qui! Wow! Mi fai provare? Facciamo uno scambio! Ah! Ok, perché no? Grazie, ecco a te! Wow, quanto mi piace! Sei molto ingegnosa, Ashley! Ah, che noia! Wow, non me l'aspettavo! È stato sorprendente! Diamo un'occhiata all'interno! Ma come sarebbe? Un rotolo di carta igienica! Magari lo tengo da parte per dopo. Oh, lo uso come telescopio! Carta igienica! Ehi, riesci a vedermi? Ehi, non è divertente! Tu che cos'hai? Ah già, quasi dimenticavo! Vediamo, speriamo bene! Che cos'è? È una... nocciolina? Speravo in qualcosa di più interessante! Cos'è che dovrei farci? Oh, aspetta, c'è un'altra nocciolina! Interessante! È tipo una traccia questa! Beh, sono rimasta qui da sola col mio rotolo. Che posso fare? Questo sarà un bel passatempo, vero? Una nocciolina? Cosa ci fa nei miei cereali? Un altro indizio! Non far caso a me! Ashley, non dovresti essere qui! Oh, ecco la fine della traccia! Questo lo prendo io! Dovrebbe essere divertente! Ma che stai facendo? Peggio di così non si può! Lo so! Ehi, guarda che cosa ho qui! Un tronco in miniatura? Non capisco! Che cosa fa? Wow! Ma dai! Hai visto anche tu, vero? Ah, sono invidiosa! Io ho giusto un rotolo di carta igienica! Aspetta, so cosa fare! Ho una piccola striscia di carta, ci arrotolo dentro il rotolo di carta igienica e poi incollo insieme le estremità. Adesso disegno sopra qualche motivo. Sembrerà un alberello. Il lavoro procede bene, eh? Metto questo palloncino nel rotolo, lo tiro lungo tutto il rotolo e il palloncino adesso entra alla perfezione. Incollo un altro pezzo di carta sul palloncino, in questo modo. Disegno una faccia sul palloncino, non lo devo far scoppiare. E adesso spremo un po' il rotolo. Proprio come immaginavo. Guarda! Fa capolino! Che ne pensi, Ashley? Oh, che carino! Sono i nostri piccoli amici Puppet. Oh, sono adorabili! Pensavo fossi brava, no? Wow! Non mi stancherò mai di farlo! Posso aprire io? Va pure! Palloncini! Un sacco di palloncini! Potevano già gonfiarli, però! Apri il tuo! Ok! Mi piacciono le sorprese! Wow! Guarda! Ah, che cos'è? C'è anche una macchinina! E che fa? Molto meglio dei palloncini! Comincio a soffiare, va! Ci vorrà un po' di tempo. Proviamo ancora. Ah, ma che cos'hanno che non va? La terza volta è quella buona. Guarda, ce la sto facendo. Devo continuare così. No! Ah, non ne posso più dei palloncini. Puoi prenderli tu, tieni. Ci deve essere qualcos'altro. Oh, i palloncini di Gabi. Aspetta, ma forse... Ma sì, ho capito! Collego la macchina al maialino. Poi metto il palloncino su questo beccuccio. Tutto pronto, mi sa. Comincio a pompare. Funziona! Premo questo tasto e la macchinina è partita! Guarda come va! Wow, geniale! Oh? Che cos'è tutto questo rumore? Oh, ma guarda un po'! Davvero ingegnoso! Forse ho un'idea! Mettiamoci al lavoro! Devo fare dei buchi in questo foglio
Ho qui un palloncino rosa già gonfiato, lo spingo attraverso il foro e faccio lo stesso anche con i palloncini di altri colori. Ma ogni fila avrà palloncini dello stesso colore. Tutti i buchi sono riempiti. Wow, sembra un enorme pop-it! Devo solo premere sui palloncini. Che bella sensazione! Ashley, guarda che cosa ho fatto! Ah? Wow! Sembra divertente! Visto? I palloncini non sono così male. La mia valigetta è tutta d'oro e argento. E ho anche i Simple Dimple più esclusivi. Wow, che belli! Lo so che sei invidiosa. Che bella sensazione! Potrei farlo tutto il giorno, troppo divertente! Sì, sembra divertente. E non hai visto niente ancora? Guarda che succede se aggiungo dei glitter. Li verso qui nel pop-it. Così dovrebbe bastare. Ora una spintarella. Fantastico! Me lo voglio portare dietro ovunque vada. Stai guardando? Falla ancora. Ecco qui. L'argento è il mio secondo colore preferito dopo l'oro. Ancora mi diverto un sacco! Ho anche una cameretta glitterata a casa, sai? Che fortuna che ha! Quello cos'è? Posso usare questa cartaccia per divertirmi! Metti il foglio su una superficie piana, poi prendi un rotolo di scotch e traccia un cerchio a matita. Togli lo scotch e con la penna disegna un emoji, quella che ti piace di più. Ricorda di aggiungere dettagli e colori, sarà più carina. Ritaglia con cura il cerchio dal foglio e poi fai un taglio in alto sul foglio. Ripiega i bordi uno sull'altro in questo modo e alla fine fissa tutto con lo scotch. Crea un 8 con la carta, ritaglia al centro e metti sopra l'emoji. Metti poi sopra un'altra figura 8 e fissa tutto con lo scotch. Ecco il mio Simple Dimple fai da te. Funziona perfettamente. Felice e triste. Ehi, bellissima idea! Come sto? Molto buffa, mi piace! Adoro le macchine sportive, papà me ne comprerà una proprio come questa! E come questa! Ma intanto devo accontentarmi di queste! Vroom, guarda come vanno! Oh no, attenzione! Hai visto? Un unicorno, wow! Che fortuna! L'hai detto? Adesso le faccio vedere io. Voglio anch'io un unicorno tutto mio. Oh? Che ci fai con quella? Vuoi trasformarmi in un rospo? No, anzi, forse. Ma prima ho altro da fare. Non impicciarti. Cosa c'è qui dentro? Achoo! Oh, pessima idea. Farina? Ma per piacere. Sei ridicola! Nemmeno ti sto a sentire. Un attimo. Non sapevo di avere questi palloncini. Adesso so cosa fare. Ho un'ottima idea. Prendi un palloncino, rovescialo e prendi un imbuto. Stendi il palloncino sopra la punta dell'imbuto e poi rigira di nuovo l'imbuto. Adesso prendi un po' di farina. Mettila nel palloncino usando l'imbuto. Così dovrebbe bastare, sì. Dai un colpetto all'imbuto per far scendere tutta la farina. Togli l'imbuto e fai un nodo al palloncino. Assicurati che sia ben stretto. Usa le forbici per tagliare via le parti extra e fai lo stesso con altri palloncini. Prendi un po' d'acqua insaponata adesso e metti i palloncini nella ciotola. Muovili per impregnarli bene di acqua e sapone. Toglili e asciugali. Con molta attenzione, ok? Non farli scoppiare. Così va bene. Poggia i palloncini uno accanto all'altro, così che si incolleranno tra di loro. Vedi? Ha funzionato, come sono morbidi! Non mi servono giocattoli costosi. E quello dove l'hai preso? Che bello! Beh, io ho le macchinine. Brum brum! Questo non mi serve. Questo nemmeno. No! E no! Non fermarti, brava! Ah, essere ricca mette sete. Interessante. Forse posso usarlo. E anche questo bastoncino da ghiacciolo. Sì, ho un'idea. Riempi di acqua lo stampo. Aggiungi un pochino di colorante. Così. E poi mescola per bene. Riempi ogni sezione dello stampo di acqua e colorante e metti un bastoncino in ogni sezione.
poi metti tutto in freezer. Aspetta un pochino di tempo. E sono venuti benissimo. Non vedo l'ora di provarli. Non per mangiarli, però. Li userò per disegnare, sì. Comincio facendo un cerchio in questo modo. E qualche linea intorno. Adesso un piccolo regalino per me. Che buono! Che stai facendo? Non hai mai disegnato con i ghiaccioli? Provaci! Ok. Ho sempre avuto talento artistico. Disegno una nuvoletta e poi assaggio anche. Che buono! Oh, aspetta! Vuoi un sorso della mia bibita? Grazie, sì! Che buon profumo! Ma certo! Prendi una ciotola vuota. Versaci dentro gelatina in polvere e Coca-Cola. Metti pochissima gelatina, basterà. E poi mescola tutto. Finché la gelatina si è dissolta. Poi riempi una siringa con la mistura. E adesso prendi un Pop-It. Riempilo con il liquido della siringa. Riempi tutte le bolle, ma fai attenzione a non versare troppo liquido. Lascia riposare un po'. E adesso goditi il tuo premio. Che ne pensi? Wow, bellissimi! Ecco qui. Non vedo l'ora di assaggiare. È buonissimo! Una paperella? Non è mica l'ora del bagno. Qua qua, ci vediamo! Avrò pure qualcosa di divertente qui. Ci sono! Posso comprare quello che voglio. Basterà aspettare. Che stai facendo? Ehi, attenta! Certo che sei strana. Bene, basta così. Ha funzionato! Guarda qui! È divertente! Mi piace un sacco! C'è così tanto da fare! Ehi! Yuhu! Che c'è adesso? Mi fai provare, posso? Va bene! Non posso mostrarle dove tengo i soldi. Ah, ho abbastanza soldi, fa niente. Ci sono! Guarda che bei pupazzetti! Concentrati! La metto nella valigia. Ti prego, fa che funzioni! Ah, che cos'è? Ah, che delusione! O forse no. Prendi due pezzi di cartone e ritaglia un quadrato da uno dei due. Mettili uno sull'altro, dipingili di vari colori e arrotonda i bordi. Adesso prendi un quadrato di carta bianca così e disegnaci un coniglietto. Con la sua bella carotina. Carinissimo! Adesso aggiungi il colore e non dimenticarti della carota, eh? Resta dentro i bordi. Quella carota sembra buonissima. Ritaglia dei quadrati dalla figura in questo modo e metti tutto nella tua cornice di cartone. Ma lascia uno spazio libero. Adesso muovi gli altri quadrati. Visto, è una specie di puzzle. Divertente e fai da te. Ce l'ho fatta. La valigetta non mi serve più. Riproviamoci. Ora farò qualcosa di molto divertente. Metto l'unicorno gommoso nel barattolo ed è il momento di gonfiarlo. Wow, guardate un po'! Ora è il momento di riempirlo. Inizio da questi orbits. Poi ci aggiungiamo del glitter. Diventerà coloratissimo. Sarà tutto uno scintillio. Ci mettiamo anche il pinguino. Ecco, mi serve proprio un po' di slime. È così elastico e appiccicoso. Gli AirPods sono sempre una buona idea e ci aggiungo anche la schiuma da barba. Wow, che giocattoli morbidosi! Potrei strizzarlo tutto il giorno! Guarda qui, è fantastico! Tatarattaratara, che divertimento! Ehi, hai visto? Alla signora è caduto l'orologio! Oh, signora, ehi! State parlando con me? Le è caduto l'orologio! Attenta
e non perderlo è bello. Che brave bambine, meritate una ricompensa. Davvero, grazie. Ciao ragazzi. Siamo ricche! Forza, dobbiamo metterli in un posto sicuro. Lo so, veloce, nessuno deve vederli. Metteremo le monete qua dietro. Nessuno le troverà mai. Oh sì, specialmente i ladri. Aspetta, la mamma! Oh, quanta polvere in questa stanza, non si finisce mai di pulire. Sposterò il cuscino. Oh, chi trova tiene, andranno nel mio fondo per le scarpe. Dobbiamo trovare un altro posto, ma quale? Ci sono, questo è perfetto. Metto la mia moneta in questa scatola. Mi sento meglio. Aspetta, è davvero una buona idea? Inizio ad avere dei ripensamenti. Ho un'idea, possiamo usare Huggy Wuggy. Devo solo strappare le cuciture. Sei matta, non fargli del male. Scusa, lei non voleva. Comunque dobbiamo trovare un posto. Di certo non dentro Huggy. Comunque ho un'idea. Prendo un pezzo di cartone. Ci ho disegnato una serie di forme e le ritaglio. Applico la colla lungo il lato dei quadrati. Ci incollo un altro quadrato e faccio lo stesso sull'altro lato. Metto poi un pezzettino sul retro della cornice. E questo pezzo può andare dentro. Incollo un altro quadrato qui per fare una scatola, ma non ho ancora finito. Devo unire insieme i pezzi, è come fare un puzzle, l'adoro. E ora lo decoriamo, l'ho dipinto di bianco e ora ci vuole un tocco artistico. Disegno un'immagine a matita. Una volta soddisfatta posso ripassarla a penna. E ora posso colorare, sarà bellissimo. Basterà seguire le linee, è facile disegnare così. Non posso scordarmi la corona, ovviamente. Poi aggiungo tutte le ombreggiature. Questo lo farà risaltare. Poi inizio a ritagliare. Taglio la bocca a metà. Incollo la faccia di Blue Monster sopra la scatola e guarda che cosa ho qui. Cosa? Non è evidente? C'è uno scomparto segreto all'interno. Per i soldi, giusto? Guarda come li mangia. Ora agito la scatola e i soldi sono spariti. Una trovata furba, eh? Wow! Guarda, c'è la mamma! Ciao, ragazze, che succede? Niente! Assolutamente niente! Vi lascio le vostre cose. Non sospetta nulla! Wow, questo libro è fantastico! Non riesco a posarlo, avere un unicorno sarebbe il top, vorrei tanto averne uno! Che c'è, sorellina? Guarda che cosa ho qui! Ehi! Che cos'è? È un magnete magico, guarda da vicino! Cosa sta facendo? No, smettila! Dammi quel libro! No! Preso, figo, vero? È sbalorditivo, wow! Funziona su qualsiasi cosa, sorelline comprese! No, non farlo! Sembra che debba allenarmi di più, riproviamoci! Non mi resistere! Dico davvero, Stacy, non mi colpire! Non farlo, ti prego! Basta, lo dico alla mamma! No! Presa! Che oggetto fantastico, mi sento così potente! Voglio provarla anch'io! Giù le mani, non è roba per bambini! Non posso mai avere giochi divertenti! Non è giusto, sei cattiva! No, adesso mi dispiace! Mandy! Che c'è? Guarda qui! Wow, ce ne sono due! Tieni questo qui! Non fare così! Forza, prendilo! Non lo voglio, tienilo tu! Cerco solo di essere gentile! Lo so! Impilo le perline magnetiche. Faccio varie combinazioni di colori. Uso un foglio di plastica per creare spazi vuoti e poi continuo. Adesso posso togliere queste perline. Aggiungo gli occhi. E ora la parte successiva. Realizzo degli strati. Questo sarà il corpo. È così divertente! Collego queste sezioni. Passo questa barra di metallo attraverso il corpo e adesso creo un lungo tubo. Metto la testa e poi le braccia ed ecco qui, sono soddisfatta. Ehi, Mandy!
Oh, è per me! Che bello, grazie! Sapevo che l'avresti fatto! Pensavo che ci potessimo giocare insieme. Non voglio che te ne vada! Saremo sempre migliori amiche! Devo andare! Mi manchi già! Ma perché se n'è dovuta andare? Abbiamo sempre fatto tutto insieme! Mi manca così tanto e questa foto! Eravamo così felici insieme! Vedo la sua faccia ovunque! Il mio cuore è così vuoto! E la vita è così ingiusta! C'era così tanta gioia e felicità! Ho finito, perfetto! Ho le vertigini! Al volo, Mandy! È la giornata più bella del mondo! Questi ricordi dureranno per tutta la vita, accidenti! Aspetta! Ecco! Mi serve della carta alluminio! Lo arrotolo in una strisciolina, così assomiglierà a un cavetto! Lo modello in una figura e lo piego leggermente! Adesso prendo l'argilla per modellare! Questa qui! E questa sarà la testa! Ora faccio le braccia! Devo solo ammorbidire l'argilla! Poi la infilo sul telaio! È così facile, una gamba è fatta! E adesso l'altra! Resta solo da fare il corpo! Per crearlo mi serve un pezzo grosso d'argilla! Lo appiano! E una volta fatto aggiungo i dettagli più piccoli, come gli occhi! Uso la vernice bianca per l'altro occhio! E non appena si asciuga applico una piccola quantità di vernice nera! Ora la bocca! Che bel sorriso! Sta venendo proprio bene! La corona e credo sia pronto! Guarda che cosa ho fatto, Stacy! Mi serve solo un... Wow, ma questa stanza è bellissima! E che bella scrivania! Starei una favola qui! Ah? Che cos'è questo? Un regalo per me! Non avreste dovuto! Cos'è questo rumore orribile? Avete sentito che ha solo rock? Beh, che succede? Credo che questo risponda alla tua domanda. Che c'è nel tuo? Apriamoli e scopriamolo. Perché hai la scatola più bella? Evidentemente me la sono meritata. Mentre qualcun altro no. Così è la vita, wow! Guarda quante cose belle! Lo vedo. Non so da dove cominciare, sembra tutto fantastico. Ti spiace? Cosa? Mai sentito parlare di spazio personale? Volevo solo dare un'occhiata. Beh, non puoi, è tutto mio! E questo? È un piccolo dinosauro! Mi chiedo a che serva! Wow. Un lecca-lecca, che spettacolo! Buono! I giocattoli e le caramelle tutti a lei? Devo controllare che cosa c'è nella mia! Speriamo bene, vediamo un po', stacco il nastro e... Oh? È vuota, ma che cavolo... Che delusione! Dovrei avere un lecca-lecca in tasca! Dove sta? Cos'è questo? Ah, che ci faccio? Eccolo! Ma com'è ridotto! Non posso mangiarlo! Come la invidio! Non riesco mai ad avere le cose belle! Aspetta, mi è venuta un'idea! Posso usare questo contenitore! Questo non serve più! Dammelo! Ehi, è mio! Pratico un foro sul fondo del contenitore, poi faccio scorrere il lecca-lecca. Ci sta alla perfezione. Guarda qui. Wow, è piuttosto figo. Posso riavere il mio lecca-lecca? Ora è il mio lecca-lecca ed è buonissimo. Quando ho finito devo solo chiudere il coperchio, così il lecca-lecca non si sporca. E va bene, tanto ne ho un altro. Il dinosauro lo proteggerà. Ehi, Deona, prendi questo. Ehi, smettila! Quindi è così, eh? Già! Allora guarda un po'! Wow, un mega lecca-lecca! Ed è solo mio! È fantastico! Divertiamoci un po'! Pronti? Via! Via, via! È così ipnotico, non riesco a distogliere lo sguardo! Sai che cos'è più divertente? Questo fantastico sparabolle! Che meraviglia, ne vorreste uno, vero? Da morire! Può essere vostra? Ah sì? Come? Ditecelo! Lo voglio anch'io, ma è un sogno irraggiungibile. Ci deve essere un modo per averlo. Mickey? Ehi! Sì? Lo stai vedendo, vero?
Non ci credo, è sempre stato lì! È il mio giorno fortunato! Allora prendiamo una ciotola. Questi non mi servono. Ma questo sì. Ne verso un po' nella ciotola. Penso che basti. Facciamo delle bolle di sapone. Immergo il giocattolo nella ciotola per diversi istanti. Sarà divertente. Credo di essere pronta. Wow, funziona davvero! Guarda che belle! Le bolle di sapone mettono sempre allegria. È fantastico! Voglio fare le bolle anch'io. Ma come? Aspetta, forse credo di avere un'idea. Posso usare questa cannuccia. Prendo anche quella di Mickey. Credo che me ne serviranno molte di più. Queste dovrebbero bastare. Le immergo nella ciotola e ce le lascio per un po'. Adesso mi servirà un phon. Guarda qui! Wow, sono la regina delle bolle! È la cosa più bella che abbia mai visto! Non fermarti, Mickey! Servono altre bolle! Arrivano! La 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 la! Adoro questo giocattolo! Senti che sound! Ti dispiace? Smettila! Wow, rock! Smettila di sbattermela in faccia, sul serio! Sono in ritardo per il concerto, mi serviranno questi. E la giacca di pelle, ovviamente. Me ne vado. Finalmente un po' di pace. Ora che se n'è andata, ha un po' di tempo per me. Questi occhiali sono davvero carini. È il momento di rilassarsi. Ah, così va meglio. Buonasera, siete caldi? Dovrei abbronzarmi un po'. Questa sì che è vita, dovrei farlo più spesso. Che bel pubblico siete, suonerò una nuova canzone. Oh, si sta facendo caldo qui. Devo rinfrescarmi. Meno male che ho questa bottiglia d'acqua. Spacchiamo! Sha-la-la-la-la. Cosa? Oh yeah! Assolo di chitarra, woo! Proviamo di nuovo. Piano, piano. Woohoo! Fatemi vedere come vi scatenate. E ora il gran finale. Grazie, vi amo tutti, ricordatevi di acquistare il mio nuovo album. Wow, che show, forse il migliore di sempre. Che cosa è successo qui? Sul serio? Mi spiace. Sì, ma lo fai sempre. Non si può contenere la musica, giusto? È inarrestabile. Sì, come no. Aspetta, cos'è questo? È proprio quello che mi serve, questo risolverà tutti i miei problemi. Intanto tolgo la bottiglia e ci metto la mia acqua. Così dovrebbe bastare, adesso collego il dispenser, basta avvitare. E mi assicuro che sia ben stretto. Metto qui la tazzina e spingo la levetta. E funziona! È super facile! Mi ci vorrebbe proprio dell'acqua, tutto quel cantare mi ha messo sete. Mmm, com'è dissetante! Posso bere anch'io? No, bevi la tua! Va, che cattiva! Ma forse posso crearne una mia! Mi servono una bottiglia e una tazza. Inizio posizionando la bottiglia nella tazza. E ora decoriamo. Userò questo elefantino. Ora faccio un buco in corrispondenza della proboscide che arrivi fino alla bottiglia e poi infilo una cannuccia nel foro. Metto dell'acqua nella bottiglia ed è pronto all'uso. Ma che... wow! Speravo in questa reazione. Quando giro il tappo l'acqua esce. Piuttosto forte, vero? Ed è super semplice da realizzare. Wow, sono davvero colpita! Ah, ci voleva proprio. Salute! Penso berrò anch'io un altro goccio. Sei così bello, mi rendi così felice. Ma che... perché hai quella fotografia? Ehi, è mio! No, è il mio ragazzo. Beh, lo sorprenderò con un regalo. Davvero? Oh, beh, stavo per farlo anch'io. Sarà così romantico? Sì, certo. Ci ho pensato a lungo, lui ama i videogiochi. Lo sapevo, vedi? E gli ho preso un lecca-lecca. E basta, è tutto quello che sai fare? Gli ho preso una bibita. Anche io. Sembra che la tua scatola sia già piena. Non ho finito, ho dei palloncini. Sai che roba? Sono un po' piccoli, questi sono palloncini. Ma... il mio regalo è più bello. Pensavo che gli sarebbero piaciuti.
Aspetta, so come risolvere. Devo prendere una cosa dalla mia scatola. Questo risolverà tutto. Intanto aggiusto questa macchinina, poi posiziono il palloncino, spingo qui e il palloncino si gonfia. Questo gadget fa tutto il lavoro. Wow, sei un portento! Non voglio farlo scoppiare, lo legherò al resto dei palloncini. Gni gni! Non finisce qui, Mickey. Invece penso di sì. Li adorerà. Non posso permettere che accada, devo fare qualcosa. Aspetta, lo so! Posso usare la... Beh, la bottiglia! Intanto bevo un sorso veloce. Buonissima! Ah, ed è ora di mettersi al lavoro. Metto un imbuto nella bottiglia e aggiungo del bicarbonato. Non ne serve molto. Ok, basta così. Adesso verso dell'aceto. Ecco a che cosa serviva l'imbuto. Non voglio rovesciarlo. Guardate tutte quelle bolle. Metto subito un palloncino sul collo e il gas lo gonfierà. Guardate come va! Penso sia pronto. Tengo chiuso il palloncino e lo tolgo dalla bottiglia. Ho già fatto lo stesso con gli altri. Questi sì che sono palloncini. Ma che pizza, anch'io li voglio così. Ok, hai vinto. Volevo solo fare qualcosa di speciale. Oh no, non piangere. Ehi, prendine uno. Oh, grazie. Nessun problema, amica mia. È una cosa davvero appagante. Adoro scoppiare il pluriball. Che goduria. Ehi, che fai? Dammelo un po'. Hai ragione, è una goduria. Mi prendi in giro? Hai tutti questi giocattoli? Dammelo. No, non ci provare. Lascialo. Ah. Ecco, è tutta colpa tua. Che sta succedendo? Ma dove siamo? Guarda che vestiti. Mi sento così attraente. Ma guardami. Sembro un senza tetto. Fantastico. Adoro questo make-up. Eh? Si sposa bene con la mia pelle. Ah, che sapore schifoso. Ehi, ma che modi? Certa gente non conosce l'educazione. Sono Stacy, mi credo la più carina. Non ho tempo per l'invidia. Ho occhi solo per questo glitter. Vediamo, che posso farci? Oh, trovato. Mi serve dell'altro. Maggiordomo? Oh, perfetti. Se li premo, esce un piccolo animaletto. Qui entrano in gioco i brillantini. Li verso nell'albero gommoso. Sembra già divertente. E poi lo schiaccerò. Pronti? È stato fantastico. Piovono brillantini. Lo adoro. È una sensazione magica. Wow, com'è fortunata. Guarda che bello. Anche il suo trucco è fantastico. Mi sento uno splendore. Impressionante. Lo è sul serio. Wow, anch'io voglio essere così. E so come fare per diventarlo. Chiamato? Che posso fare per lei? Vorrei divertirmi. Potresti aiutarmi? Non mi sembra una grossa richiesta, non le pare? Vediamo un po' cosa ho qui con me. Un mucchio di robaccia. Non si sa mai quando serve la carta igienica. Cos'è questa roba? Che dovrei farci con questa? Un momento. Ma certo! Avvolgo il rotolo nella carta colorata. Poi con un pennarello traccio delle linee. Deve sembrare legno. Metto un palloncino gonfio all'interno, poi lo tiro dentro dalla parte con il nodo, incollo dei piccoli ritagli di carta a forma di zampe all'interno del rotolo e disegno una faccia sul palloncino. Voglio che sia carino. Poi gli do una strizzata. È divertente. Guarda come spunta. Ehi, ottimo lavoro. Ma dai... Ci deve essere qualcosa di utile qui dentro. Ma come si fa a buttarlo nel cestino? Devo proprio farmi una doccia. Ecco, l'ho trovato. Proprio quello che cercavo. E posso usare anche questo.
Inizio con il cartoncino. Disegno delle forme che ritaglierò. Le coloro di giallo. Le scanalature mi permetteranno di collegarli tra loro. Ecco la custodia in plastica. La metto sulla struttura in cartoncino. E finalmente potrò liberare la mia creatività. Sul telefono ho questa immagine di un cagnolino. Metto il telefono sul cartoncino e uso il riflesso per disegnarlo. Molto più semplice che a mano libera. Ora posso colorarlo. È così facile. Adoro contare i soldi, gli unici calcoli che mi piacciono. Ehi, ma è fantastico! Lo voglio anch'io! I soldi risolvono sempre tutto. Oh, non così in fretta. Voglio qualcosa di più tecnologico. Affare fatto. Bene, ora tocca a te. In bocca al lupo. Ho sempre desiderato viaggiare. Questa volta sarà incredibile. Forse mi serviva una macchinetta fotografica. E questo come si guida? Non c'è un manuale? Beh, adesso non posso cambiare idea. Dovrò completare la missione. Chissà se incontrerò un alieno. Meglio mettersi comodi. Oh, dovrei prendere una di queste per giocare al computer. Oh, ma è fantastico. Procedura di lancio iniziata. Accensione motori. Via con il lancio. Che velocità. Ci vediamo presto. Sembra una strada piena di buche. E non mi sento molto bene. Mi viene da vomitare. Ehi, posso vedere casa mia? Wow, com'è grande! Mi sento insignificante! Magnifico! È davvero incantevole! Devo trovare un punto per atterrare! Questo andrà bene! Un piccolo passo per Mickey! Un enorme balzo per 1-2-3-go! Immagina se cadessi! Sarebbe così imbarazzante! Chissà quanto in alto posso saltare! Eccomi! Wow! Il giorno più bello della mia vita! Oh, ehi, un robot! Non muoverti, tu verrai con me! Ti stavo cercando! Sei mio! Preso! Torniamo alla navicella! Ehi, sono tornata? Questo è per te! Spero ti piaccia! Scherzi? È perfetto! Te li sei meritati! Ne è valsa davvero la pena! Soldi! Proviamolo! Perché impegnarmi quando il robot lavora per me? Inizia pure, piccoletto. Wow, la tecnologia è incredibile. Guarda, disegna qualcosa. Vediamo. È come avere un artista personale. Oh, com'è carino. Sento che sarà un capolavoro. Aggiungo del colore. Sarà ancora più bello. Ora un po' di giallo. Dovrebbe essere esposto in una galleria. Ecco un adorabile naso rosso. Guarda che disegni. Io non so fare nulla di simile. Vuoi vedere i miei? Siamo come Picasso, ma più normali. Chi? Popcorn. Attenta. Lasciane un po' per me. Non parlo, mangio. Dammeli, dammeli. Non male. No, buonissimi. Non mi stancano mai. Sono i miei preferiti. Ne è rimasto uno. Mi correggo, ne era rimasto uno. Non posso lasciare le briciole. Piccante. Cavolo, erano buonissimi. Come vorrei averne altri? Almeno possiamo dissetarci con questa. Cosa? Hai da bere? Io no. Rinfrescante al punto giusto. È la ciliegina sulla torta. Cavolo, che invidia. Ci voleva proprio. Buonissima. Perché mi hai fatto questo? La voglio anch'io. E questo da dove arriva? Via! Ehi, vuoi un sorso? Prova! No, non bevo da quella bottiglia! Perché cos'ha? Oh, giusto! Preferisci un bicchiere? Ecco a te! Salute! Mi prendi in giro? Tienilo lontano da me! Ma perché cos'ha? Devo fare una telefonata! Pronto? Mi serve il tuo aiuto! Wow, che velocità! Questo placherà la mia sete! Guarda questo fantastico bicchierino! Mi sento un gigante! Oh, la bibita! Metto il bicchiere sotto al rubinetto! Premo la levetta ed ecco che il bicchiere si riempie! Alla salute! Senza insetti intorno! Ah, buonissima!
Quindi non vuoi bere dalla mia bottiglia disgustosa? Posso trasformarla in qualcosa di unico. Incastro la bottiglia nel bicchiere, poi infilo una cannuccia. Deve attraversare il bicchiere e la bottiglia. La piego leggermente. Questa cannuccia è troppo lunga. Taglio la parte in eccesso. Sai cosa? Puoi usare il mio bicchiere. Wow, grazie. Ora devo solo svitare il tappo e la bibita uscirà da sola. Guarda. Com'è buona. Oh, aspetta, ecco a te. Tienilo pure. Ho una fame tremenda. Aspetta, Mickey, ma che stai facendo? Di cosa parli? È buonissimo. Preferisco la frutta. Non sai che ti perdi. È incredibilmente buono. Ma che stai facendo? Sto mangiando salutare, ecco cosa sto facendo. Qual è il problema? Lascia che ti aiuti. Questo piccoletto ti aiuterà a tagliare. Guarda un po'. Metto il Würstel nell'apposito spazio in questo modo. Metto l'affettatrice proprio sopra. E lo taglio in piccoli pezzi. C'è anche una coppetta per il ketchup. Cos'altro inventeranno? Ora è così facile. Questa sei tu. Oh, uso il coltello e la forchetta. Ma che stai dicendo? Smettila! So che sei interessata. Ora ti faccio vedere. Smettila! Ecco ciò che mi serve. Ho girato i rebbi della forchetta. Così taglio la banana. Guarda un po'. Riesci anche a raccoglierli. Preferisco usare le unghie. Ah, che brufolone. Ciao, Elsa! Attenta! Oh, ma che schifo! Bel modo di darmi il benvenuto! Sai che i brufoli non vanno spremuti? Ma è grosso e pieno di pus! Devi smetterla! Per tua fortuna ho ciò che ti serve! Dov'è? Oh, ciò che cercavo! Guarda! Ti aiuterà a schiacciare i brufoli una volta per tutte! Oh, che bello! Grazie, Nora! Credo valga la pena di provare! Inizio con questo. Wow, è stata un'eruzione! Che bella sensazione! Oh, non ci sono più brufoli! Devo far scoppiare qualcos'altro. Dovrei? Potrei? Questa è la mia occasione! Devo vedere quali altri gadget ha Nora. Guarda che roba! Sembra un negozio di giocattoli! Oh, è splendido ed è mio! Sarà un bel pasticcio e un bello schifo. Oh sì, questo è il bello. Ancora, ancora, voglio di più, non mi fermo. No, oh, questo è l'ultimo. Ho finito con te. Cosa farò adesso? È enorme, non posso resistere. Mi servirà una protezione. Sono pronta. Guarda un po'. Quella roba appiccicosa pronta a scoppiare. Non ti azzardare. Cosa? È un ninja! Sapevo che l'avresti fatto. Stendo del pluriball su un cartoncino, ho riempito una siringa di pittura, la inietto nella bolla, riempiendola fino in fondo. Poi farò lo stesso con il resto delle bolle. Uso una pittura di colore diverso. Così ha un aspetto vivace. Dovrebbe andare. Adesso posso darlo ad Elsa. Tieni, scoppia tutte quelle che vuoi. Wow, è fantastico! È come festeggiare tanti compleanni insieme! Wow, ne ho proprio bisogno! È appiccicoso e pasticciato, l'adoro! Potrei farlo tutto il giorno! Comincio a pensare di avere un problema! Non mi fermo, devo scoppiarle tutte! È così rilassante! Ah, sono in uno stato di zen! Ne è rimasta una sola? Wow, per fortuna che ho i guanti! Mi sarei fregata tutte le mani, per settimane! Grazie, Nora! Credo proprio che Brian stesse flirtando con me, eh? Wow, andiamo a vedere! Non mi convince, gli alieni? Andiamo! Ok, ma se vedo un alieno... Wow, cosa stiamo indossando? Indietro! Ok, è stato strano. Rifacciamolo! Vai, vai, vai! Guarda tutta questa roba! Wow, così questo è il futuro, eh? È più brillante di quanto immaginassi. A cosa pensi che serva? Non ci credo, è fighissimo! Cosa scegliamo?
Ah, che cosa c'è dopo? No, dovremmo lasciar perdere. Aspetta, guarda, è un robot! Dobbiamo prenderlo! Oh no, che sta succedendo? Ho un brutto presentimento. C'è qualcosa dietro di noi? È il robot! Andiamo a dare un'occhiata. Wow, è fantastico! Ehi, prendi la penna. Ah, giusto, buona idea. Traccerò una linea sul foglio. Mi assicuro che sia dritta, non vogliamo complicare le cose. Proviamoci. Ok, piccolo robot, è il tuo momento. Wow, è incredibile! Ah, perché sta girando in tondo? Basta solo metterlo sulla linea, vedi? Wow, non è fantastica la tecnologia? Oh no, che cosa ho fatto? Ah, che succede? Perfetto, è arrivata la rivolta delle macchine. Rilassati, non è un problema. Mi servono alcune cose però. Fallo fermare, fallo fermare. Cominciamo. Taglio il cartone del succo in diagonale. Così. Poi ritaglio blu dal cartoncino. Oh, è così carino. Per la prossima fase mi serve una graffetta. Piego e modello la graffetta, deve avere questo aspetto. La infilo sulla gamba di blu e adesso prendo una metà del cartone. Ho fatto dei fori su entrambi i lati. Faccio passare la graffetta attraverso i fori. Quando lo faccio girare, blu corre. È fighissimo! Ciao Elsa, guarda qui! Cosa che c'è? Osserva, guarda come corre! Mi è venuta un'idea! Lo metterò nel barattolo, spero che funzioni! Ce l'ho fatta, l'allarme ha smesso! Adesso usciamo di qui! Oh, finalmente al sicuro! È stato frenetico, adesso però restiamo in questa linea temporale, ok? Ci siamo, il gran giorno è arrivato! Non sono pronta, c'è tanto da imparare, non ci capisco un tubo! Voglio dire, guarda qui! Sono stressata, non mi concentro bene! Aspetta! Ho un'idea! Mi serve la mia scatola super segreta! Quello che mi serve qui dentro! Diamo un'occhiata, mi servirà questa pompa e questa palla verde mi ispira. La posiziono sull'ugello della pompa e ora posso gonfiarla. Oh, diventa sempre più grande, come un palloncino. Così va bene, tappo l'estremità e adesso la decoriamo. Aggiungo orecchie e bocca. Ah, e le gambe! Infine incollo i capelli. Questo mi aiuterà a rilassarmi. Che cos'è? Dammelo! No, è mio. Consegnamelo. No, fattene uno tu. Allora è così, eh? Che ne dici di questo? Mi prendi in giro. Oh, sei così fastidiosa. Oh oh. No, che cosa ho fatto? Ah, mi dispiace. Dai. Non preoccuparti. Ehi, questo nastro potrebbe servire. Credo di sapere come rimediare. Prendo il nastro adesivo. Questa è la misura giusta. Poi mi servirà una cannuccia metallica. Avvolgo il nastro intorno al bordo della cannuccia. Dovrò sigillarlo. Non voglio spazi vuoti. Poi prendo l'asciugacapelli. Riscaldo il nastro. Ora soffio nella cannuccia. Voglio creare una bolla come questa. Ci attaccherò dei pezzi di plastica, creando una faccia. Ho messo gli occhi, un naso e una bocca. E infine disegno i baffi. Penso che sia pronto. L'ho fatto per te. Sono così morbidosi. Wow. Ah, sono proprio belli! Grazie, Elsa, sei molto gentile! Forza, dobbiamo studiare! Sai, non mi sento più così preoccupata. Penso che sia tutto pronto! Voglio che sia la migliore festa di compleanno! Nora, l'hai fatto! Chiudi gli occhi e guarda! Adesso aprili! Wow. Una sorpresa! Mi chiedo che cosa sia! Wow! Oh, è una palla di neve! È così bella! Oh, dov'è finita? Non sarebbe dovuto accadere. Ah, è il peggior compleanno di sempre. Tutto bene, possiamo rimediare. Devo solo pensare in fretta. Raccolgo le lacrime di Elsa nel barattolo. Perfetto, non la smette più. Wow, sono un sacco di lacrime. Posso sicuramente usarle. Tieni questo. Ah. Ho del lavoro da fare qui. Intanto prendo la colla. Metto qualche goccia nel barattolo. Penso che basti. Cosa c'è dopo? Oh, certo, il glitter! Lo verso direttamente lì dentro. Dobbiamo fare scintille. Le stelle sono belle, me ne servono di più. Per fortuna ho un sacco di glitter. Perfetto, adesso le mescoliamo. Wow, ha un aspetto magico! Ci metto il coperchio. Non voglio fuoriuscite. Adesso posso dargli una scossa.
Wow, potrei guardarlo per sempre. È così ipnotico. Quando smetto di scuoterlo, il glitter e le stelle vorticano. È così bello. Lo mostro subito ad Elsa. Perché è successo? Ehi, basta con quel broncio. Lasciami in pace. Guarda cos'ho. Wow, è proprio come la palla di neve. Wow, che piagnona che sei. Devo svuotarlo. Almeno le piante vengono annaffiate. È il miglior regalo di sempre. Il mio compleanno è salvo. Grazie, Nora, sei la mia migliore amica. Wow, che bello sarà il party spaziale. Sarà una roba dell'altro mondo. Ehi, entrate! Adoro il costume, Elsa. Grazie, l'ho fatto io. Che stai aspettando? Entra. Woohoo, ciao! Ferma. Cosa è questo? Sai che è una festa in costume, vero? Eh sì, allora che ti sei messa? Ah, dammi solo un secondo. Ho preso questa. È una ranocchia. Giusto, e perché me la stai mostrando? Wow, bolle di sapone! Lo so, belle, vero? Tutti amano le bolle di sapone, portano gioia e felicità. Voglio scoppiarle tutte. Puoi entrare. Wow, amo il mio lavoro. Elsa, sei qui! Non me lo potevo perdere. Ehi, Nora, vieni qui. Nora, facciamo festa, su! Ehi, guardate che cos'ho! Wow, quante bolle! Ce n'è abbastanza per tutti. Questa ranocchia diffonde soltanto buone vibrazioni. Oh, non ha un bell'aspetto. Che succede? Vado a fare un giro laggiù. Oh no, adesso che facciamo? Aspetta, ho un'idea fantastica, resta lì. Mi serviranno queste cannucce. Ti lascerò a bocca aperta. Ci vuole anche il mio elastico. Lo avvolgo intorno alle cannucce. Sembra ben fissato. Mi servono queste caramelle. Il lavoro mette fame. Va bene, prendila, ho altre cose da fare. Verserò la bibita sul piatto. Non ne serve molta, è perfetta. Ora immergo le cannucce nella bibita, le muovo in modo che affondino un pochino. E vuoi vedere una cosa fantastica? Wow, hai fatto le bolle, sei grande! Woohoo! È fantastico! Fermi tutti, sono esausta. Ok, ecco qui. Non fermarti, Elsa! E ora per un po' di divertimento? Spero che tu abbia bisogno di un nuovo look, Sofia. Tranquilla, so cosa sto facendo. Lo adorerai. Stai benissimo. Ehi, Sofia, svegliati. Che c'è? I miei capelli! Che cosa hai fatto? Non ti piacciono? Che succede qui? Oh, guarda cosa ha fatto! Non preoccuparti, ricresceranno in fretta. Allora ascolta, Cheryl, non puoi fare queste cose, non è bello, tua sorella è arrabbiata. Oh, lo so, ho una cosa per te. Puoi averlo? Ah, grazie! Di nulla, tesoro. Ci giocherò. E io vado a fare un pisolino. Com'è eccitante! Toglierò questo piccoletto, metterò la plastilina qui dentro. Penso che sia pronto. Ora spingerò la leva. Wow, i suoi capelli stanno crescendo. È fantastico. Come buffo. Wow, l'adoro. Adesso ti taglio i capelli. Come bello. Dobbiamo tagliare qui. Forse dovrei usare il rasoio. Ora va meglio. Sì, sei calvo. Mi è venuta un'idea. Mi serviranno delle vere forbici. Non muoverti, nonna. No! Che buon odore. Ti diverti, tesoro? Sono una mamma chef. Sto preparando la cena. Ma ho bisogno di qualche ingrediente in più. Odio stirare. È così noioso. Cheryl? Cosa fai? Te l'ho detto, sto cucinando! Il mio trucco! È tutto rovinato! Oh, lo so!
questa è un'emergenza. Ah, questo è proprio quello di cui ho bisogno. Questo salverà la mia giornata. Cucinare è facile. Ho qualcosa per te. Che casino, devo sistemare tutto. Ah? Prendi questo. Grazie, mamma! Gli toglierò la coda. Guarda tutte queste palline. Lo stenderò sopra il contenitore e userò la pompa. Guarda, mamma! Lo riempirò di glitter. Com'è carino! E adesso è così soffice e dentro va! Oh, potrei inserire un pop-it! E adesso? Altro glitter! Guarda tutti questi colori! Plastilina! La metterò all'interno! Piano! Com'è divertente! Ora metterò il coperchio! Wow, è fantastico! Guarda, mamma! È bellissimo, mia cara! Cheryl, non farlo! Sto per fare un altro palloncino! No! Non voglio, lasciami andare! Devi andare in bagno, tesoro! Come vuoi! Cos'è stato? Ehi, tata! Rimettiti sul vasino! Ma non è giusto! Ah, aspetta, non di nuovo! Che vuoi? Non possiamo continuare così! Ti lascerò pensare, a dopo! Deve esserci qualcosa che posso fare, oh, so cosa fare! Che schifo, non lo mangerò! Preferisco giocare con questo! Eh sì, guarda cosa ho io! Hai fame, signor fenicottero? Ecco qui! Oh, ti piace! Wow, mangia per davvero! Ma devi andare in bagno? Non può essere, devo vedere! La farà davvero? Mettiti comodo! Proprio così e datti da fare! Stavi per scoppiare, eh? E non hai ancora finito? La sta facendo veramente! Voglio farla anch'io! Brava ragazza! Puoi andare, io starò bene! Siamo solo io e te, signor fenicottero! Che ragazza intelligente! Oh, ma che cosa ha mangiato? Mi punge gli occhi! Meno male che ho la mano ferma! Mi fa il solletico! Niente più peli nel naso! Devi aiutarmi! Siediti! I miei capelli sono un casino! Per davvero? Vuoi aggiustarli, puoi? Ho un'idea! Posso usare questo? Tornerò più tardi! Siediti! So cosa sto facendo! Sul serio? Non userei quel coso su di me! Ok, allora farò le cose alla vecchia maniera! Che cosa hai fatto? I miei bellissimi capelli! No! No, non toccarmi, non ti permetterò di rovinarli. Tranquilla, ho una cosa che fa al caso tuo. Fidati. Oh, ok, mi fido. Userò il gancio per infilare i capelli attraverso la macchina, proprio così. Oh, ora l'accenderò. La trascinerò lungo le ciocche e la macchina intreccerà i capelli. Facciamo l'altro lato. È così facile e veloce! E abbiamo finito! Wow, sono fighissimi! Le adoro, grazie mille! Non ringraziarmi, ringrazia la macchina! Oh? Chi è il ragazzo carino? Che si dice, piccola? Oh, che shopping sfrenato! Ho comprato così tante cose! Spendere soldi è un lavoro duro! Forza, voglio bere qualcosa! Oh, ci è mancato poco! Oh, ci sono! Oh, che noia! Sembra che tu abbia bisogno di aiuto! Da dove vieni tu? Guarda questo!
Ehi! Non è gratuito. Cosa mi dici di questo? Mi piace fare affari con te. Com'è emozionante! Dove è andata? Ah, pazienza. Ok, proviamolo. Devo aprirlo e attaccarlo alla mia maglietta. Devo raccogliere le mie cose. Wow, quante cose che ho comprato! E la mia bibita può andare nel supporto. Molto meglio. Ok, ce la posso fare. Ti faccio vedere io, Cheryl. Sì, sì, l'ho già sentito. Guarda tutti quei giocattoli e gadget. Li voglio tutti! Sono miei! Pronta? Via! Com'è difficile! Ah? Ho vinto! Non lo so. Wow! Ma guarda che stanza dei giochi! E guarda che giocattoli! Adoro far scoppiare il Pluriball! Ah, questa stanza è così banale! Che c'è nella scatola? Poppit, che noia! Sembra che non ci sia altro da fare qui! Vuoi giocare col mio Pluriball? No, grazie! Ci deve essere qualcosa qui dentro! Che belle queste auto! Vroom! Sul serio, che noia! Queste auto sì che sono fighe! Si sono trasformate in un unicorno! Wow, è incredibile! Forse anche le mie si trasformeranno! Eccoci qui! Oh no, non ha funzionato! E adesso che cosa faccio? Oh, mi dispiace per lei, accidenti! Ehi, guarda! Puoi avere questa parte del mio unicorno! Per me, sul serio! Grazie! La ritrasformerò in un'auto! Wow, quant'è bella quest'auto! Ehi, gli facciamo fare un incidente! Sì, che bei giocattoli! E questa palla? Oh, come figa! Guarda qui, è così gommosa! Wow, è fighissima! Tu hai tante cose fighe! Lo so e adoro stringerla! Chissà che cosa succede se tiro una di queste bolle! Guarda come si allunga! Oh, no, si è rotta! Peccato, è tutta rovinata adesso! Guarda che cosa è successo alla mia palla! Oh, no, è terribile! Aspetta, ho io la soluzione! Prenderò un palloncino e taglierò la punta in questo modo. E farò altri buchi. Adesso mi serve un altro palloncino, ma di diverso colore. Lo riempio con dell'acqua e aggiungo anche del glitter colorato. Mischio tutto quanto e lo sigillo. Deve essere sigillato per bene. Sì, funziona! Guarda com'è bello! Ehi, vieni! Ti ho fatto una cosa. Ma dai, è figa come la prima che avevo! E luccica anche! Wow! Grazie mille, la adoro! Che altro c'è qui? Oh, sembra interessante! Wow! Sembra uno spettacolo di luci! Guarda, 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 vola! È magico, spettacolare! Lo voglio lanciare subito! Ah! Sì, vola in alto nel cielo! Ehi, togli le tue manacce, lo spinner volante è solo mio! Va bene, ok. Ehi, qui c'è della carta! Sì, credo di poterci fare qualcosa! La pieghiamo un po' così e adesso piegherò quest'angolo al centro e anche l'altro. Bene! Questa volta è un po' più difficile. Deve essere ben allineato. Ok, adesso la aprirò e piegherò la punta in su. Sta diventando più complicato, sì. La piego di nuovo in lunghezza. Comincia a venire bene. Sì, ho finito e ho creato un bel aeroplano. Lo facciamo subito volare. Ma dai! Vola anche! Guarda, vedi? Eccolo che arriva. Giù! È tanto in alto, vero? Ehi, spinner, aspetta! Chi ha bisogno di uno spinner con un aeroplanino di carta?
Ehi, sono così elastici! Ah, voglio bere. Ah, così rinfrescante, ma è già finita. Beh, non mi serve più questa. Wow, questa bottiglia è tutta schiacciata. Ehi, mi è venuta un'idea. Toglierò il tappo e aggiungerò del sapone liquido all'acqua in questo modo. Dovrebbe bastare. Adesso il colorante alimentare è così. Ne metterò un po' nella bottiglia. Wow, guarda come si mescola bene all'acqua. Ok, adesso devo scuoterla per benino. Adesso togliamo la schiuma in eccesso, la spremeremo un pochino, rimetto il tappo e schiaccio la bottiglia. Sì, ha funzionato! Ehi, guarda che cosa ho qui! Ah? Ma di che parli? Ho creato una bottiglia morbida e colorata. Ok, faresti a cambio con l'anguria? Sì, ok. Del resto ne ho due. Sì, si schiaccia ed è morbida. Adesso ho una bottiglia e un'anguria morbide. Quasi fatto. Sì, ho creato una volpe origami. Io adoro le volpi e amo piegare la carta. Ah, io non ci riesco. Che frustrazione. È troppo difficile. Ma dai, guarda quanti ne ha fatti lei! Che carino! Il mio invece fa schifo! Non voglio neanche più vederlo! Basta piegare la carta! È ora di impilare un po' i pop-it! Ed ecco l'ultimo! Ah, ce l'ho fatta! Wow, guarda quanti pop-it! Accidenti! Pigiare i pop-it sembra così divertente! Chissà se posso fare qualcosa anche con la carta. Posso provare con le forbici. Un pezzo diventa quattro. È ora di piegare. Comincio da questo, da angolo ad angolo. E adesso faccio lo stesso nell'altra direzione. Le pieghe devono essere precise. Ok, adesso posso riaprirlo. Questa piega sarà intricata. Ma non dovrei avere problemi perché ci sono già le pieghe. E ora piegherò gli altri angoli. Non è difficile piegare, meglio così. Ora le punte devono andare al centro, entrambe le punte e i lati. E poi devo aprirlo e chiuderlo sull'altro lato. E così la punta torna al centro. Adesso userò questo bastoncino per aprire questi angoli. Eccone uno, ed ecco il secondo. Ottimo, ha funzionato. Ora piegherò questo lato dentro e farò anche il lato di questo taschino. Bene, piegherò anche la punta qui sopra. E ho quasi finito. È ora di aprirlo. È come una scatolina. E ora ne devo fare molte, molte altre. Ta-da! È un arcobaleno di colori. Guarda che cosa ho fatto con la carta. Vedi, sono delle scatoline morbide. Un pop-it di carta. Ma dici sul serio? Oh, odio gli origami! Si allunga e diventa tutta ondulata. Aggiungerò delle strisce alla coda del mio gatto così. Mi è venuta un'idea. Occhio, ecco che arriva un verme. Ah, fermati, sto cercando di colorare, su. Sarà un ottimo scherzo. Ah, che c'è? Ah, guarda qui, non è pazzesco il suono? Ed è anche un telescopio. Se lo dici tu. Adesso, se non ti dispiace, io torno a fare arte. Ecco, che ne pensi? Ah, non è affatto impressionante, posso farlo anch'io. Guarda, lo piegherò e creerò delle forme. Poi unirò le estremità. Così. Che bello questo triangolo! Ta-da! Ok, ora proviamo qualcosa del genere, il simbolo dell'infinito. Perfetto! Che ne pensi, eh? Ma dici sul serio, è ancora più semplice! Unirò questi insieme e poi li apro. Poi li rigiro un po'. È ondulato, ma vedi? Ci sono riuscita. Fa niente. Ottimo lavoro! E adesso uno difficile.
Un'elica. Ok, penso che sarà semplice. Comincerò allungando questi qui. Ecco qui. Ok, adesso devo capire bene. Li ruoterò fino ad unirli come nell'immagine. Fammi vedere, per favore. Oh, beh. Ok, ecco a te. Sì, e adesso chiudi gli occhi. Chiudere gli occhi, ok, immagino. Ta-da! Sarà troppo bello. Ehi! Adesso posso disegnare in pace. Che lunga passeggiata! Spero di trovare le chiavi. Oh no! Chi prenderà stavolta? Non io! Per favore, no! No, non è quella. Oh no! Non posso nascondermi! Un biscotto? Buono! Spostiamoci qui! Ah! Ma cosa? Vabbè, non c'è scampo, è la fine! Ti ho voluto bene! Grazie a Dio! Casa dolce casa! Uff, non funziona! Ouch! Cavolo! La chiave deve essere qui! E questo cos'è? Cibo per animali? Ho un gusto troppo raffinato per questo! Ehi! Cosa c'è, caro? Vieni qui! Un attimo, prendo la penna! Ciao! Che posso portarti? Qualcosa che abbia un buon sapore? Non dire altro! Ti piacciono i dolci? Ok, ho capito! Hai molta fame! Vero? Non proprio! Qualcosa di più sostanzioso! Posso pagare bene, vedi? Lo vedo e come? Che te ne pare di questo? È molto meglio di quel che sembra! Ma sul serio o stai scherzando? Davvero? Provalo! Sul serio? Grazie! È una polverina aspra? Che meraviglia ho tra le mani! Proprio quello che speravo! Ho già l'acquolina! Mi fa il solletico! Delizioso! Ora proviamo con la polverina! Fa piano! Com'è soffice! Ora sarà ancora meglio! Ecco che arriva! Che buono! Che lingua umida! È come passare tra i rulli di un autolavaggio! Oh, già finito! La mia testa! Ciao, ciao! Ehi, ne hai un altro, vero? Prendili tutti! Direi che è un ottimo affare! Ta-da! Una scorta per una settimana! Ecco a te! Wow! Grazie mille! No, grazie a te! Wow! Qui fa davvero caldo! Ehi! Abbiamo una ragazza tra noi! Wow! Cosa? Una ragazza! Ciao a tutti! Oh, non stavi mentendo? Wow! Iniziamo l'allenamento! Vediamo con cosa cominciare! Oh, è davvero pesante! Scommetto che vorrà uscire con me. Questo è solo il riscaldamento. Anche il suo sudore è adorabile. Guardate come splende. Wow, ho i battiti accelerati. Così può bastare. Uno, due, e salta. Quanto salta. Guarda come si muove. Mi sto dando da fare. Ragazzi, vado io. Jake sicuramente la conquisterà, come al solito. Che ne dici di conoscerci? Oh, che strano odore! Non è possibile! Oh, cavolo! Accidenti!
Oh. Oh, cavolo! Non va bene! Ho dimenticato di mettere il deodorante! Ma ehi, meglio tardi che mai! Pronto? Sbarazziamoci di questa puzza! Oh, è decisamente umida! E anche un po' irsuta! Oh no, deve essere finito! Eh? Wow! C'è ancora qualcosa lì dentro! Oh, cavolo! Sapevo che non era del tutto vuoto! Meglio metterne un bel po'! Stai bene? Eh? Vediamo un po'! Posso aiutarti? Come stai? Tutto bene? Per un attimo mi hai spaventate! Guarda! Per favore, fa che profumi! Perché non mi aiuti con i push-up? Non svenire stavolta! Oh, qualcuno ha lasciato del deodorante! Che fortuna! Le mie ascelle puzzano! Ah! Che paura questo film! Ma lo adoro! Resteranno intrappolati per sempre! Oh no! Papà! Devo andare in bagno! Il tempo è fondamentale! Avanti! Andiamo! Il trono di porcellana è tutto tuo, cara! Dopo tira lo sciacquone! Ok, cara? Ecco fatto! Prenditi tutto il tempo che vuoi! Ti avviso quando ho fatto! Ma prima... Sai? Cosa c'è, papà? No! Sei qui per andare in bagno! Non si va a pesca nel water! Oh, ma è da matti! Ti siedi qui, vedi? In questo modo? Ok. Molto bene. C'è troppo silenzio. Ah, papà, guarda qui! No! Che stress! Non devi stare a testa in giù! Usa la carta! Credo di farcela. Ok, sta ferma così. Per favore, non fare nulla di strano. Papà, sono intrappolate! Ma come hai fatto? Ok, per favore, va solo in bagno. Divertentissimo! Chiedo scusa? Cos'è che hai appena detto? Aspetta, potrebbe tornarmi utile. Vediamo. Ecco, gioca con l'amico fenicottero. Fai bisognini proprio come te, vedi? Guarda, bevi un po' d'acqua. Oh, buona! Ehi, proprio come bevo io! Sì, ma prima o poi dovrà uscire! Fico! L'acqua mi sta attraversando! Wow, che meraviglia! E guarda, la pipì sta uscendo! Ora è il mio turno! Ma mi serve un po' di privacy! Ma... eccola! Uff! Il lavoro di squadra fa miracoli! Oh, che bello! Stamattina mi sento una roccia! E sono anche bellissimo! Beh, i denti non sono il massimo! Cos'è questa roba gialla? Mi tocca ripulirli! Potrei usare questo dentifricio! O almeno spero che lo sia! Un momento, ho trovato! Tu mi aiuterai, vero? Ecco! La misura perfetta! Faccio paura! Fai bene a essere spaventato! E questo? Potrei provarlo! Facciamo brillare questi denti! Ok, spremiamo questa roba! Che colore interessante! Chi ha detto che l'arcobaleno è solo in cielo? A me piace vederne uno a distanza ravvicinata! Mischio questa soluzione con i vasetti di acqua colorata e indietro! Si rischia un pasticcio! Guarda, è fantastico! Adoro il modo in cui si mischiano! È come una cascata arcobaleno! Potrei guardarlo tutto il giorno! Ma chi pulirà dopo? Tanti auguri a me! Sarà il giorno più bello della mia vita! Oh, sei qui! Ma certo, io ho portato Kissy Missy! Buon compleanno! Passa una bella giornata! Ehi, Mandy, vieni qui, che carina che sei! Ti prego, basta!
Tanti auguri, ci vediamo presto. Oh, che schifo, non vado pazza per la gente. E questo che cos'è? Mi piace solo Huggy Wuggy. Ehi Mandy, guarda che ti ho preso. Come hai fatto a saperlo? Mi piace tantissimo. Giochiamo. Non sono mai stata così felice, è il regalo perfetto. Oh, io ho preso dei fiori. Prendi questo. Grazie mille. A questo servono gli amici. Mi sa che ho toppato di brutto. Auguri Mandy. E questi che cosa sono? Falli sparire subito. Ma li ho raccolti io. Non deve succedere. So cosa fare. Ho dei palloncini. Mi serve solo del gas. Sono felice di aver pranzato con il burrito. Oh sì, che bella sensazione. Adesso devo dargli una forma. Spero che non scoppi. Un altro giro e... fatto! Ehi Mandy, guarda che cos'ho. Wow, è fantastico! Cos'è quel puzzo? L'ho fatto io, spero ti piaccia. Se mi piace, lo amo! È ciò che ho sempre sognato! Ma guardalo, è meraviglioso! Sono così felice! Non è giusto, mi è venuta un'idea! Woo! Fantastico! Sto mangiando i coriandoli! Oh, sono dappertutto e sanno di scorreggia! Sono nella confusione più totale. Aspetta, il mio palloncino non c'è più! Già... Sul serio, nessuno sente questa puzza, è orrenda! E ora che si fa? Festeggiamo! Woo! Guarda chi sì che balla! Oh sì, Huggy Wuggy è molto più bravo, è un talento naturale! Guarda, vuole ballare con Kissy, che romantico! Sono una coppia dolcissima! Woohoo! Forza, Stacy! Fammi qualche nota! Oh, woo! La 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 la! Oh, ehi! Shup shup, a te il microfono, Huggy! Che splendida voce! Diventeremo delle superstar! Oh, ci puoi contare, amica! Guarda i nostri ballerini di supporto! Non posso competere con loro, mi serve una pausa! Mi chiedo che danno in TV! Ehi, come va? Benvenuti al nostro show! Ho grandi progetti e tanto divertimento in programma! Wow! Guardate un po', prendete il ritmo! È così aggraziato! Quanto sarà grande questa bolla? È enorme! Avete mai visto niente di simile? Wow, è fantastico! Oh, sto volando! Che panorama! Riesco a vedere casa! Mi ha fatto venire un'idea! Mi serve del cartoncino azzurro ed è il momento di disegnare! Creo Huggy Wuggy, spero di rendergli giustizia! Ecco i suoi occhi, poi faccio la sua pelliccia! Devo rendere perfette le punte! Ok, sembra che vada bene. Adesso lo coloro, questo rosso è perfetto per le labbra. Uso il giallo per le mani e i piedi. E cosa dopo? Passo a colorare gli occhi. Faccio con calma, voglio che sia bellissimo. Lascio un cerchietto bianco al centro. Ok, quasi fatto. Adesso posso ritagliarlo. Per questa fase mi serve un palloncino. Lo gonfio e lo passo attraverso l'apertura nella bocca di Huggy. Ho fatto una seconda sagoma di Huggy, le attacco tutte e due insieme e poi quando lo spremo il palloncino salta fuori. Era proprio il risultato che volevo, è fighissimo! Potrei farlo tutto il giorno! Spero che vi sia piaciuto, ragazzi! Wow, dovete vedere questo! È un contenuto esclusivo! Stacy ha qualcosa di speciale da mostrarvi! Giù le mani! No, il telefono! Ti prego, riprenditi! È stato un incidente, mi spiace tanto. No. Giusto, ben fatto. Oh, maggiordomo? Sul serio, come ci riesci? Ho uno staff eccellente. Vediamo che c'è qui. Wow, è un polipo come morbido. Wow, può cambiare colore. Cosa? Sono senza parole. Non ho più bisogno della scatola. Aspetta, penso che ci sia qualcos'altro qui. Non può essere, è una scatola magica! Oh, com'è carino! Adesso è imbronciato, guardalo! Proverò di nuovo. Voglio un altro peluche.
Dai! Ha funzionato! Sono così gelosa in questo momento! No, oh, è una volpe, è il top! Guardali tutti! Mi sento così fortunata! Ma io non ho niente! Posso avere la scatola? Certo, perché no? Scatola magica, per favore, dammi un giocattolo! Ecco qui! Oh? Beh, che delusione! Che dovrei farci con questa roba? Non chiederlo a me! Ho capito, certo, posso disegnare un giocattolo! Comincio disegnando il contorno di un animale. Penso che disegnerò una rana, sarà super carina! Ho disegnato anche il contorno di una seconda rana. Sarà il retro, adesso la ritaglio. Mi limito a seguire il contorno. Devo fare con calma, non voglio fare errori. Perfetto, poi mi serve del nastro. Lo metterò sulla rana e farò lo stesso anche sulla schiena. Attacco un cartoncino attorno al bordo e poi ci metto sopra la rana. Adesso posso imbottirlo con un batuffolo di cotone. Così dovrebbe andare. È venuta bene! Mi piace stringerla. Fighissimo! Giochiamo! Ehi, piccola rana! Non hai bisogno di giocattoli costosi per divertirti, solo di tanta immaginazione. Qual è stato il tuo gioco preferito? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Ricorda di condividere il video con gli amici e iscriverti al canale per tanti altri video come questo.